Che ne sarà di noi adesso? Per non morire di fame saremo tutti costretti a diventare dei mendicanti. Oh, stanno bussando, chi può essere? Chi è? Oh, non c'è nessuno. Cos'è questo? Frutta? Verdura? Oh, siamo salvi, figli miei, siamo salvi. Oh, sono felice quando posso aiutare la gente. Ed ora andiamo in cerca di altre buone azioni da compiere. Corriamo, presto! Sbrigatevi, guardate che sta chiamando! Miei piccoli puffi, domani sarà la festa dell'abbondanza! Ah, che bello, ci divertiremo! È la mia festa preferita, sì! Come tutti sapete, per celebrare questa puffosa festa, ogni puffo deve preparare il suo piatto preferito che poi dividerà con tutti gli altri puffi! Evviva! Evviva! Oh, sono così emozionata! Cosa preparerete voi per la festa? Io la crema di anguria. Io un succo di frutta speciale. Io una sorpresa alle puffragole. E tu, golosone, cosa pufferai di buono? È un segreto, puffetta. Stavo giusto andando nella foresta a puffare gli ingredienti, sì. E ci vediamo più tardi. Oh, che peccato. Qualcuno ha dimenticato un vaso. Chissà a chi appartiene, vediamo se c'è. Ah! Oh, sono caduta in una trappola, è caduta anche la mia bacchetta magica. Sta arrivando qualcuno. Ho raccolto delle nocciole deliziose e i miei dolci saranno squisiti, sì. Aiuto, aiuto! Chi ha chiesto aiuto? Io. E tu chi sei? Mi chiamo Beatrice, sono una fatina buona. Questa è una delle trappole di Gargamella, Beatrice. Aspetta che vengo a liberarti. Fatto. Mi dispiace tanto, ti sei fatto male. No, non è niente. Sei stato molto gentile ad aiutarmi. Coraggio, esprimi un desiderio. Un desiderio? E non so cosa scegliere. La mia specialità è nutrire gli affamati. Davvero, ma è anche la mia. Specie quando l'affamato sono io, sì. Bene, ti darò qualcosa di speciale. Eccoti servito. Mi hai detto che è qualcosa di speciale, ma che cos'è? È una pentola magica per il porridge. Ogni volta che hai fame, non devi far altro che dire queste parole magiche. Voglio porridge in gran quantità, perché è buono e gola mi fa. Visto? È semplicissimo, avrai tutto il porridge che vuoi. È davvero delizioso, sì. Ero sicura che ti piacesse, è una vecchia ricetta di famiglia. Ah, dimenticavo, quando ne avrai mangiato a sufficienza devi dire: basta così, pentolone fatato, perché di porridge mi sono saziato. E lui smetterà subito. Oh, non puffo l'ora di far vedere ai puffi questa pentola, sì. Brava puffetta, i fiori che hai colto sono molto puffosi. Puffosi, puffungati. Oh, ti ringrazio, puffosi. Grande puffo. Ehi, puffi, guardate cosa ho portato. Che cos'è, golosone? È una pentola magica per il porridge. Una pentola magica per il porridge? Esatto, state a vedere. Voglio porridge in gran quantità perché è buono e gola mi fa. Oh. È una cosa puffantastica. Come è saporito. Dove hai puffato questa pentola? È stata una fatina a darmela, sì. Voi mangiatene pure quanto ne volete. Io intanto vado a fare i dolci per domani, sì. Oh, che profumo delizioso. Io adoro il porridge. Io Avanti. Il tuo porridge è davvero squisito, golosone. Ma per mangiarlo i puffi hanno interrotto i preparativi per la festa. Mi dispiace, puffetta, lascia qui la pentola. Il tuo porridge è un capolavoro, ne voglio un altro po'. Un po' anche a me. Ne voglio anch'io. A me no, anch'io ne voglio un po'. No, come farò a puffare i miei dolci in tempo? Oh, che giornata. Pensavo di non poter finire i miei dolci alle nocciole per colpa di quel porridge. Io passavo da queste parti e mi sono detto: vai da golosone e chiedigli se è possibile. No, quattr'occhi, ritorna domani, basta porridge. È nervosetto oggi, golosone. È tutto perché volevo un altro po' di porridge. Se avessi sospettato una tale reazione non gliel'avrei chiesto, che è meglio. Comunque il fatto che si sia rifiutato di darmi una tazza di porridge è la conferma che golosone è un egoista. Eppure grande puffo vuole che tutti i puffi siano generosi, per cui uno si aspetta che anche golosone si comporti così. E invece no, neanche per sogno. Un momento. Se avessi anch'io una pentola come quella, sarei sicuro di poter garantire a tutti i puffi un quantitativo giornaliero di
porridge! Ma certo, è così! Come ho fatto a non pensarci prima? In fondo gli sto puffando un favore. Golosone non è ancora maturo per prendersi la responsabilità di una pentola magica per il porridge. Devo riconoscere che ho avuto una buona idea, come sempre del resto. Ah, ecco fatto. Ah, il più è fatto, ora non resta che farla funzionare. Dunque, vediamo, com'era la frase? Ah, sì, mi ricordo. Voglio porridge in gran quantità, perché è buono e gola mi fa, che è meglio. Non è giusto iniziare la festa dell'abbondanza a stomaco vuoto. Voglio porridge in gran quantità, perché è buono e gola mi fa. Ehi, ma che cosa succede? Non mi hai sentito? Ho detto, voglio porridge in gran quantità perché buono e gola mi fa. E non capisco, ieri funzionava benissimo. Aiuto, aiuto! Si è incastrata la pentola, non vedo più niente. Aiuto, Puffy! Puffy, toglietemi questa pentola dalla testa. Non ho avuto altro che problemi da quando la fatina Beatrice mi ha... Aiuto, Puffy, aiuto! Erano parecchi anni che non buffavo un porridge tanto gustoso. Ho la pancia così piena che rischio di scoppiare. Il porridge ho mangiato. Grazie tante, mi sono saziato. Ho detto che mi sono saziato. Oh no, devo fermare subito questa pentola. Oh no! Dammi ascolto, pentolone, interrompi la produzione! Grande buffo! Cosa succede, Quattr'Occhio? Perché sei così sporco di porridge? È terribile, grande buffo. La pentola magica è impazzita. Il porridge sta ricoprendo tutto. Dobbiamo trovare Golosone. Lui è l'unico che può fermarla, che è meglio, molto meglio. Per mille buffi, la faccenda è molto seria. Aiuto, qualcuno mi aiuti! Io odio il porridge. Bisogna trovare una soluzione. Dobbiamo evacuare subito il villaggio. Quattr'Occhi, tu porterai in salvo Baby Puffo. D'accordo, grande Puffo. Oh no, il porridge rovinerà i miei libri. Burlone, porta in salvo Baby Puffo. Io devo pensare ai miei libri, che è meglio. Pittore, porta in salvo Baby Puffo. Io devo puffare le mie sorprese. Tontolone, porta in salvo Baby Puffo. Io devo puffare i miei capolavori. D'accordo. Ehi, un momento, aspettate! Dov'è Baby Puffo? Porridge, buono porridge! Porridge, puffunga, porridge! Oh, grande Puffo, è terribile! Qualcuno di voi sa il perché di tutto questo? Lo so io, stavo facendo un esperimento con la pentola magica di... Grande Puffo, ma dov'è Baby Puffo? Quattr'Occhi, t'avevo detto di portarlo in salvo! È vero, grande Puffo, ma io l'ho detto a Burlone! Io l'ho detto a Pittore! E io a Tontolone! Dov'è Baby Puffo? Baby Puffo? Ho dimenticato di dirvi che non l'ho trovato! Porridge! Ciao, Porridge! Dobbiamo andarlo a cercare, Puffy! Guardate! È il lettino di Baby Puffo! Oh no! Oh, povero Baby Puffo! È tutta colpa mia! Come sei arrivato fin qui, Baby Puffo? Salito, Puffunga, forciuto, Puffunga, salito. Dobbiamo trovare Golosone, piccoli Puffi. Lui conosce la formula per fermare il porridge. Burlone, Stoletto, Puffetta. Ti ascoltiamo, grande Puffo. Voi cercate Golosone, gli altri Puffi argineranno il porridge. Che ognuno si procuri una pala. Aiuto, qualcuno mi aiuti! Aiuto! Aiutatemi! Resisti, sto arrivando! E ora vediamo un po' chi sei. Beatrice, mi hai salvato la vita, fatina mia. Oh, lascia stare, finalmente ti ho trovato, ti stavo cercando. Ah sì, e perché? Vedi, dall'altra parte della foresta ci sono dei piccoli orfanelli. Quei poveri bambini hanno molta fame. E io volevo chiederti di restituirmi la pentola magica del porridge per poterla dare a loro. Certo, Beatrice, te la do volentieri, ma non funziona molto bene. Oh, ma questa non è la pentola!
Golosone, vieni con noi, presto! Il porridge uscito dalla tua pentola ha sommerso il villaggio! Svelto, Golosone! Arrivo! La pentola è in casa di Quattr'Occhi! Ora, Golosone! Basta così, pentolone fatato, perché di porridge mi sono saziato! Si è fermato, Puffy! Mi dispiace dovervela portar via, Puffy, ma quei poveri orfanelli hanno più bisogno di voi della mia pentola! Sono convinto che è la cosa migliore, Beatrice! Vi ringrazio, Puffy, e lo faccio anche a nome di quei bambini! Ora devo andare, avranno fame! Addio! Ciao, Peppino! A presto! A presto! Che peccato, amici, la festa dell'abbondanza è rovinata! Yup, adesso abbiamo abbondanza di porridge! È vero, è tutta colpa di Quattr'Occhi! Io mi sono appena ricordato che ho un affare importante da puffare, perciò, cari Puffi, pur essendo molto dolente di dovervi lasciare, io sono costretto... Quattr'Occhi, per questa volta sorvolo sulla storia della pentola! Ma non è giusto che quando hai torto cerchi di squagliartela. Sì, hai ragione, grande Puffo. Sì, ma adesso devi riparare al danno che hai fatto. Ma grande Puffo, è possibile? Io come Poche farò? Storie, Quattr'Occhi. Ti aiuterò io, Quattr'Occhi. Fra una cosa e l'altra stamattina non ho ancora puffato colazione.